Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, stranamente, chissà che video sarà, video haul. Io mi vedo un po' rossa nell'anteprima, cioè vedo tutta la mia faccia rossa a pomodoro. Spero che sia soltanto un effetto mio del fatto che ho puntato così tre luci in faccia e che però in realtà poi non sia proprio così. Ho aperto anche leggermente la finestra dietro per non dare quest'aria tetra alla stanza, anche se in realtà insomma poco cambia. Vabbè, oggi lavoro tardi, purtroppo è il turno che più odio in assoluto, iniziare così tardi e fare chiusura. Odio fare chiusura in generale, ma quando inizio tardi, che quindi ho tutta la giornata in casa proiettata però al fatto che devo andare al lavoro poi, non combino un cazzo e la odio. Comunque mi sono già preparata per il lavoro più o meno, in realtà la parte sotto ho ancora il pigiamino però ho già messo insomma il vestito, devo solo poi mettermi i leggings e mi sono già truccata insomma per il lavoro. Mi manca giusto il rossetto, che però metterò poi quando sono là. Comunque, bando alle ciance, finalmente sono riuscita a tornare da Tigotà e da Lidl. Per chi ha visto gli altri miei video, saprà che Tigotà e Lidl purtroppo non sono vicinissimi a casa mia, o meglio, sì, non è che sono chilometri e chilometri, però non sono di passaggio, cioè nel senso non sono sulla strada che io posso fare abitualmente per andare al lavoro, piuttosto che per andare da mia mamma, piuttosto che per andare da un'amica, insomma non sono di passaggio, quindi io mi ci devo recare appositamente. Tra l'altro sono in posti un po' disparati, o dove non c'è parcheggio, perché per esempio Tigotà, in Bergamo ce ne sono diversi, ma comunque in centro non c'è parcheggio, quindi sono un po' scomodi, oppure sono un pochino più lontani. Lidl, idem, cioè, ce ne sono diversi, ma o sono lontani o non sono insomma dove io passo per qualche altro motivo, ecco, mi ci tocca, devo andarci apposta. Ho deciso di andare, di recarmi appositamente Lidl e Tigotà perché sono vicini, quindi ho scelto tra le varie mete quella che è forse un pelino più lontana, ma che mi permette di farli entrambi perché parcheggio in un unico posto, uno di qui e uno di lì, e quindi in una sola volta li faccio entrambi. Questa volta ho portato Nicola perché dovevamo anche fare la spesa e quindi gli ho detto: guarda, mentre lui deve andare da un cliente, mentre io vado da Tigotà, tu vai dal tuo cliente, ci rivediamo qui e poi andiamo insieme da Lidl. E così abbiamo fatto. Questo mi ha portato a cercare di fare più alla svelta e quindi sono stata magari meno distratta da determinate cose. Calcolate che lui è arrivato, io stavo ancora dentro Tigotà e mi fa: sa che è un'ora che sei qua dentro e io tipo devo ancora vedere miliardi di cose, ero tipo a metà del negozio, devo fare ancora l'altra metà. Quindi ho cercato di darmi una mossa. Quindi per questo motivo e perché in realtà non ho trovato proprio tutto quello che cercavo, la mia spesa è stata abbastanza contenuta rispetto alla volta precedente, dove veramente ho speso una caterva e portato a casa borse di roba. Vi divido il video in due in modo che possiate vedere Tigotà adesso. E poi vi farò Lidl e altre due robine che invece ho preso a Ocean in un altro video che, se faccio tempo, girerò assolutamente subito dopo. Ecco. Allora, vi faccio vedere subito quello che ho preso. Vi mostro prima le cose della casa, che sono quelle che ve ne frega meno, perché anche a me di solito non mi frega niente di vedere le cose della casa. Mi servivano giusto due o tre cose, quindi ho preso, vabbè, l'alcol. Ho preso questo perché era quello che... Ma che rom... Non ci posso credere. Non è alcol, è detergente sanicasa con alcol. Quindi credo che forse non è neanche alcol puro. Che coglioni. Vedi? Fare le cose così. Esatto. Problema dello sporco, più si sentono ancora risciacquare. Ho sbagliato, me ne sono resa conto ora, volevo proprio il semplice alcol e invece questo è un detergente a base di alcol. Vabbè, lo utilizzerò comunque per pulire, però non è quello che volevo, pazienza. Poi, ammoniaca al profumo di Marsiglia, anche questo ho preso una di quelle che costava meno. Io l'ammoniaca la utilizzo un po' per tutto, sia per i pavimenti ma anche per le superfici, i vetri.
Per quanto riguarda le vetre superfici, di solito faccio un mix io con l'acqua, quindi vado a prendere un po' di acqua, un po' di ammoniaca, le mischio all'interno di un contenitore con lo spruzzino vuoto che ho terminato, e al posto che andare a ricomprare il vetrel, per dire, vado a utilizzare ancora questo. E poi ho preso lo sgrassatore, anche qui sono andata al risparmio, ho preso quello che costava meno, quindi non il solito sgrassatore universale, che è quello che teoricamente uso di più e mi piace di più, ma ho voluto provare a prendere questo perché era in offerta della Rio, super potente, dice, bah, vedremo. Sgrasso tutto dappertutto, più rapido e più efficace, elimina grasso, incrostazioni, porco ostinato, macchie. Porco ostinato, sporco ostinato. Vabbè, questo qui. Mi girano un po' le balle per l'alcol. Vabbè, comunque all'ingresso ho trovato questo set di strofinacci da cucina a 3 euro e qualcosa. Mi piacevano molto, mi sembravano molto carini. Mi piaceva soprattutto questa qui di fantasia, ma c'era anche quella con scritto tipo Rosemary con sul rosmarino che era molto carina. Io ho preso questa qui con le forchette e le posate. All'inizio l'avevo vista come un'idea regalo, magari da fare, che ne so, alla nonna, alla suocera, alla mamma. È un'idea regalo secondo me carina, contiene tre strofinacci da cucina che comunque sono sempre utili e mi piaceva proprio molto la fantasia. Li ho acquistati, poi Nicole era un po' perplesso sul fatto di regalarli perché boh, per lui magari era una cosa così senza valore, e ha detto insomma teniamoli noi che comunque servono anche a noi. In realtà ne abbiamo dei strofinacci, ma lui, siccome non sa dove sono, pensa sempre che non abbiamo cose, mentre in realtà semplicemente non le sa trovare. Quindi in realtà abbiamo la casa piena di strofinacci, però bah, sto ancora ragionando se tenerli noi o se magari regalarli, perché secondo me sono molto carini invece. Poi, allora, calcolate che io ero andata prevalentemente per cercare i prodotti di Bioteca Italiana, perché li avevo visti ancora la scorsa volta, non so se ve l'avevo detto nel video o no. Mi avevano colpito molto, anche come packaging e tutto, ma avevo il dubbio che non fossero effettivamente prodotti naturali, biologici. Per cui non li avevo acquistati, mi sono un pochettino informata meglio e in realtà la Bioteca Italiana fa realmente prodotti bio, quindi non sono una fuffa, diciamo così, e sono prodotti comunque validi. Quindi ero andata principalmente per quelli, peccato che non fossero in offerta e i prezzi sono piuttosto elevati in realtà rispetto a quello che ricordavo. Le confezioni sono un po' piccole secondo me, quindi mi immaginavo confezioni un po' più grandi, mentre in realtà magari una confezione che ne so da 100-200 ml di un bagnoschiuma può venire anche 4 euro. Non è un prezzo esagerato assolutamente, però considerando che ce ne sono altri a meno, non me la sono sentita sinceramente di andare su quelli perché so che comunque posso magari trovarli più in là in offerta. Per cui mi sono concentrata sulle cose che ho visto in offerta e ho acquistato prevalentemente quelle perché ecco, sono rimasta un pochettino così per i prezzi. Non mi serviva nulla in specifico, a parte l'acqua micellare. Fortunatamente l'acqua micellare della Bioteca Italiana, quella sì, l'ho trovata in offerta. L'unica cosa di quel marchio che ho trovato in offerta insieme al latte detergente. Però il latte detergente non mi serviva, non mi ispirava, quindi quello non l'ho preso. E c'era anche il detergente occhi, però sinceramente preferisco l'acqua micellare perché almeno con quella faccio tutto. E quindi non volevo un qualcosa di specifico per gli occhi. Forse non era neanche in offerta, tra l'altro, quello, forse per quello che non l'ho preso. Adesso non ricordo. Sta di fatto che alla fine del brand che ero andata a sbirciare un pochettino perché mi interessava, ho comprato solo una cosa, solo un prodotto, che è appunto quest'acqua micellare. La Bioteca Italiana fa prodotti al melograno, che sono quelli che mi ispiravano tantissimo, sia come shampoo, creme, bagno doccia e appunto questa linea viso che ha acqua micellare, detergente, struccante occhi e crema giorno e forse anche notte, non ricordo. La crema c'era, ma costava 7 euro e qualcosa, e siccome sono piena, strapiena di creme viso che non riesco a consumare con la stessa velocità con la quale consumo gli altri prodotti, l'ho lasciata di dovera. E quindi niente, praticamente mi sono presa soltanto questa. Sono 200 ml, 6 mesi di scadenza dall'apertura.
E niente, acqua micellare e riso con estratto di melagrana bio. Ed è appunto questa qui. La volevo fortemente e vabbè, insomma, l'ho presa. Gli altri prodotti aspetterò e vediamo se riesco a trovare magari più in là qualcosina in offerta. C'è la linea al cocco, c'è la linea all'olio di oliva, c'è la linea all'olio di mandorla. E questa qua al melograno. Sono tutte interessanti, però insomma, vedremo poi. Avevo appena comprato un olio per il corpo, quindi per esempio c'era l'olio di cocco, l'olio di mandorla che mi ispirava, però ne ho altri, insomma, da consumare prima, quindi ho soprasseduto per il momento. Cosa ho preso poi? In offerta ho trovato due prodotti, anche questi non mi servivano, non mi servivano, nel senso che comunque ho altre scorte a casa. Però le ho trovate in offerta e allora ho deciso di prenderli in modo che li posso provare. Una è un brand che non ho mai provato, è The Natural Philosophy. È uno shampoo e doccia nutriente uso frequente con puro olio di cocco, 0% siliconi, coloranti, parabeni, 98% di ingredienti di origine naturale, vegan ok e insomma, tutta una serie di garanzie, anche se non vedo in realtà la certificazione bio, sinceramente. Comunque, il prodotto è questo qui. Certo, non contiene schifezze. Diciamo che sono meno esigente sulla questione bio quando si tratta di qualcosa risciacquo, tipo comunque uno shampoo, un prodotto per lavare il corpo, insomma. Quindi comunque il prodotto è questo qui. Questo qui, pagato, vediamo se lo trovo, 2,50 euro. Non so perché l'ho preso che costasse così tanto. Boh, vabbè, comunque 200, no, 250 ml, sì, comunque il prezzo non è malvagio. Poi invece di Biolis Natur, che è un brand che avevo già provato in realtà, avevo preso forse un paio di cose, anche lì era una cosa che non sapevo bene se fosse buona oppure no, mi ha ispirato questo, a parte che il packaging è molto molto carino, mi è sembrato un qualcosa di un po' più bio, diciamo, rispetto ad altri prodotti che avevo visto dello stesso brand, era in offerta anche questo, quindi ho voluto prenderlo. È il Bio Oil Complex, zenzero, cannella, doccia, gel energizzante, 98% di ingredienti naturali. È questo qui. Anche qui non ci sono particolari certificazioni che io sappia o veda. Formula verde, rispettosa, dice quindi no parabeni, tutta una serie di cose, adesso vi faccio vedere, anche questo vegan, yes vegan, e vabbè, questo qua vi faccio vedere così. Questo pagato 2,20 euro, mi ispirava al fatto che fosse zenzero e cannella, boh, per l'inverno come detergente mi ispirava, quindi acquistato, vedremo. Poi, sempre come doccia, insomma, sì, detergenti bagno, ho voluto prendere, perché trovati in offerta, questi due dei Tesori d'Oriente. Questi so che non sono assolutamente bio, mi piacciono tantissimo queste due profumazioni, sono le due profumazioni che io preferisco, ve l'ho già detto diverse volte. In realtà avevo parlato dei profumi in un video che è tra quelli che sono andati persi. Dove comunque mostravo tutti i miei vari profumi dei Tesori d'Oriente. Siccome ne ho acquistati altri, ve lo rifarò comunque questo video. E tra i miei preferiti c'è appunto quello Fiore di Loto e quello a mamma, che in realtà sono anche dupe come profumazioni di profumi famosi, ma questo è un altro argomento, quindi ne parleremo in un secondo momento. Questi li ho pagati. Dove sono 2 e 75, esatto, 2,75 per 500 ml, quindi più o meno lo stesso prezzo di questo qui, che è però la metà,
quindi non potevo lasciarli lì anche perché la profumazione di questi è ottima, il packaging anche, quindi è proprio da comunque tenere in bagno, così in vista anche, sono molto 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 carini, questi mi piacciono molto, le profumazioni sono stupende, questo è fior di loto e karité, mentre questo è olio di argan e fiori di arancio, veramente veramente entrambi ottimi, tra l'altro di questo qui, sì, fiori di loto, ho acquistato anche recentemente un cofanetto stupendo, con dentro candela, bagno doccia e profumo, che è un'ottima idea regalo ed è negli acquisti fatti al DM. Ma l'ho visto anche per esempio da Iper, l'ho visto in altri punti vendita, quindi cofanetti che sono un'ottima idea regalo, questi ottimi. Ripeto, non sono, come si dice, bio, però ultimamente comunque la Tesoreria d'Oriente ha rivisto un pochettino quello che è l'INCI e infatti dice no parabeni, no coloranti, non oli minerali e no siliconi. È scritto proprio dietro qui, quindi hanno rivisto probabilmente un pochettino le formulazioni e li hanno fatti un pochettino meglio, anche se non sono bio. In offerta erano anche, mi sembra, quelli che hanno la catenella così, che sono comodi da appendere, diciamo, però erano meno come quantità, quindi convenivano meno e quindi ho preferito prendere il boccettone, questo qua. Poi ho voluto prendere, riprendere, anzi, qua adesso inizia la serie delle cose che ho già acquistato, già utilizzato e che siccome ho trovato in offerta, oppure non in offerta perché questo è più offerta di così non si può, insomma, che ho voluto riprendere. Questo è lo Splendore, il balsamo, quello col tappo marrone, per distinguerlo da quell'altro al cocco col tappo giallo, fiore di mandorlo e karité, dolcemente nutriente. Capelli secchi e danneggiati. Ho scelto questo rispetto all'altro che è per tutti i tipi di capelli perché questo è un pochettino più appunto adatto al mio tipo di capello in questo momento. Io generalmente non ho i capelli secchi, anzi, ho una cute piuttosto grassa, quindi l'attaccatura della testa tende a lucidarsi, ma il fatto di aver fatto, come vi ho detto tante volte, la decolorazione ha portato le lunghezze a seccarsi incredibilmente e a rovinarsi molto. Quindi, piuttosto che qualcosa che mi vada a sgrassare, tendo ad acquistare invece prodotti che mi vadano a idratare, a nutrire, a proprio migliorare l'aspetto dei capelli danneggiati. Questo è un balsamo che costa pochissimo, non è bio, non ha inci completamente verdi, ma comunque non ha un pessimo inci, se ne sente parlare tantissimo qui sul web e nonostante appunto sia un prodotto veramente economico perché viene meno di 1,99 euro, per 300 ml, è un prodotto molto valido e in quanto tale l'ho riacquistato. Niente che dirvi, vi farò magari insomma una recensione quando vi parlerò magari di tutti i balsami, di tutti gli shampoo. C'è da dire che veramente per il prezzo che ha ne vale la pena. Poi ho voluto acquistare l'acqua micellare, allora questa non è bio però è un'acqua micellare ottima della Garnier, l'ho sempre utilizzata prima anche di passare al bio, era tra quelle che riacquistavo più facilmente, sia questa che quella per le pelli normali miste ed è quella un pochettino più purificante, sia quella con il tappo invece giallo, la versione quella con l'olio, che è quella diciamo più idratante, che rimuove meglio il trucco waterproof, che anche ho provato quella con il tappo rosa, che invece se non sbaglio è quella per le pelli più delicate, di cui ho qua tra l'altro, esatto, pelli sensibili, di cui ho un mini formato anche qui, che aspetta di andare in vacanza, questo chissà da quanto tempo è che è qua, però tanto è chiuso, non l'ho ancora aperto, 6 mesi, ma vabbè, dall'apertura, quindi rimane qua. E ho voluto riacquistare questa perché per me quel tipo di acqua micellare senza infamia e senza lode. Amo le acque micellari anche bio, però non tutte sono efficaci quanto è efficace questa. L'ho voluto acquistare perché l'ho trovata a un prezzo ribassato rispetto al solito, si trova su tra i 3, 4, 5 euro per 400 ml, che è questo formato. L'ho pagata, non era in sconto, ma era comunque un prezzo ribassato base, credo, quindi che rimarrà sempre così,
3,70 euro. Secondo me per 400 ml non è male. Non l'avevo più ritrovata a un prezzo così basso. Nel senso che la trovavo sempre sopra i 4 euro e quindi non l'avevo più ricomprata per quel motivo. Nel frattempo ho usato tantissime altre acque micellari, altrettanto valide, che mi piacciono e che costano poco, tra cui quella per esempio di Balea, che anche quella sono 400 ml, pagata forse 2,99 euro se non sbaglio, quindi 3 euro, quindi poco meno di questa. Però diciamo che questa qui ha il plus di essere opacizzante, quindi di essere specifica appunto per le pelli miste grasse, anche quella di Balea in realtà, però la trovavo forse meno purificante, meno opacizzante rispetto a questa. Buonissima comunque, e anche quello è un prodotto che ricomprerò, però visto che ho trovato questa comunque a un prezzo più basso rispetto a molti altri posti dove l'avevo vista, ho deciso di riacquistarla, anche perché comunque appunto le acque micellari sono un prodotto che utilizzo molto spesso, anzi tutti i giorni, anche 2 volte al giorno, e che riacquisto spesso. Cerco di alternare prodotti non biologici a biologici, quindi se lo trovo biologico bene, però capite che un 200 ml di questa che ho pagato, aspettate che ve lo dico, 2,99 euro, quindi 3 euro, praticamente 3,70 euro in più questa che è praticamente il doppio. Quindi mi sono voluta togliere lo sfizio perché ero curiosa di provare questa qua al melograno e sicuramente continuerò anche ad acquistare altre acque micellari bio. Ho quella dei Provenzali che mi piace molto, già acquistata 2 volte, ho quella dei Fior di Magnolia, anche quella ottima, che ho in uso ora, insomma ce ne sono diverse, però questa come prezzo rimane imbattibile, e anche vabbè quella di Balea, però per stare sul non bio, ma che mi piace molto. Quindi ho deciso comunque di acquistarle entrambe. Poi ho voluto provare, e mi ha incuriosito tantissimo e vi dirò che me ne sono già innamorata, questa fragranza spray per i tessuti. Anche questa era in offerta 2,99 euro. Tantino per 100 ml di prodotto rispetto magari ad altri deodoranti per l'ambiente che si trovano anche magari dai cinesi che costano molto meno, magari la metà, 1,50 euro. Però ero molto incuriosita e quindi visto l'offerta ho detto ma sì dai proviamo. Sono rimasta piacevolmente colpita perché la fragranza spruzzata ieri, poi quando sono tornata a casa nella stanza da letto, sulle coperte, sui cuscini, sul cesto diciamo dei panni sporchi e sulle tende, ha lasciato una fragranza, un profumo inebriante che si sentiva fin dal corridoio fino quasi diciamo al salotto, quindi per tutta la casa, per tutto il giorno e anche oggi. Quindi oggi rimane, non forte quanto ieri, però entrando in camera rimane ancora questa fragranza buonissima che si sente. Questa è, vabbè, del marchio Fragranteria, che tra l'altro fa anche oli essenziali. C'erano anche degli oli essenziali in offerta sui 5 euro circa, vanno dai 10, 7, 5 euro, quello che ho visto che costava meno 5 qualcosa, quasi 6 euro. Però le tipologie non erano di mio gradimento, quindi non erano gli essenziali che io avrei acquistato, soprattutto pagato così tanto, considerando che comunque è difficile trovarli, ma si trovano su qualche sito comunque a meno. E l'unico che poteva interessarmi era il rosmarino, che costava appunto quasi 6 euro. Però ho preferito aspettare perché ho in wishlist su Amazon un kit che ha dentro 6 o 5, adesso non ricordo, oli essenziali, tra cui anche il rosmarino. Quindi mi sembrava un po' uno spreco prenderlo singolo, soprattutto perché non conosco il brand. Sinceramente di Fragranteria non ho mai sentito parlare come brand certificato per gli oli essenziali, ecco, sicuramente sono puri perché non credo che ti scrivano una cosa per un'altra, però insomma non mi sono, non che non mi sono fidata, non ho voluto fare quella spesa in quel momento. So che ci sono comunque, c'è scritto che sono puri, che vanno bene appunto per aromaterapia ma anche per spa bellezza, quindi uso e trattamento sulla pelle ovviamente diluiti.
So che ci sono, e se dovessi avere l'esigenza in mano di acquistare un olio essenziale in particolare, non so dove trovarli, so che comunque lì eventualmente li hanno. Il brand appunto è lo stesso, io ho scelto questa fragranza che si chiama Patisserie, note agrumate e gourmand. Sono andata un po' in realtà a intuito, nel senso che non di tutti c'era il tester, quindi qualcosa ho odorato e poi mi sono fatta tentare dalle note agrumate, perché comunque gli agrumi sono tra le profumazioni che preferisco in generale. E quindi ho scelto questa. Ho chiesto alla ragazza che c'era la commessa se andavano bene, insomma, anche per l'ambiente. Lei mi ha detto che sì, sono per i tessuti, ma spruzzati nell'ambiente in generale vanno benissimo. Lei lo spruzza in macchina. Io in realtà ne ho tipo già tre per l'ambiente. Volevo qualcosa proprio di specifico per i tessuti, per gli indumenti, per quando magari tiro fuori dal cassetto una cosa e sa magari un pochettino di umido perché non la tiro fuori da un po' e voglio mettermela senza puzzare come una vecchia, o quando magari puzzano un po' di fumi i vestiti, però non sono per forza da lavare perché li abbiamo messi un giorno e per evitare magari il lavaggio il giorno dopo si spruzza questo in modo che possiamo metterli ancora un giorno e rimandare insomma il lavaggio in lavatrice. La trovo un'idea carina, ma mi ha piacevolmente veramente stupito la persistenza di questa profumazione, perché vi giuro che stamattina ancora si sentiva. E non è da tutti, nel senso che le ho provate un po' tutte, io sia appunto quelle in spray che proprio direttamente gli olietti essenziali o gli olietti quelli lì profumati messi qua e là, ma niente mi ha dato il risultato duraturo che mi ha dato questo, quindi questo sono veramente contentissima e sicuramente ne ricomprerò altri se li trovo ancora in offerta. Il prezzo pieno sinceramente non so quale fosse, perché qua non mi riporta mai il prezzo esatto, scontato. No, non lo so. Poi, a seguire tre. Scusate, mi abbasso, ma il sacchetto ce l'ho per terra. Dicevo, a seguire tre riacquisti. Quindi, come riacquisti, avete visto che ho preso l'acqua micellare, lo Splendor, è un riacquisto. Poi, questo tonico viso emolliente delicato di Omia, anche questo l'ho trovato in offerta, in realtà tutta la linea Omia era in offerta, per cui ho deciso di riacquistarlo. Questo è quello Mandorla e Malva, mi piace molto, pagato 3,99 euro, non pochissimissimo, sinceramente, mi sembrava di averlo pagato meno. 200 ml, vabbè, questi ultimi acquisti sono stati fatti un po' così perché più che altro, ripeto, c'era Nicola che strempiava, infatti aspetto fuori e quindi ero lì con l'ansia e ho dovuto veramente scegliere velocemente, guardando poco magari le altre cose, ho visto giusto i cartelli delle offerte, quello che mi interessava prendevo e via. Vabbè, sempre di Omnia ho voluto riprendere questo siero viso biologico idratante riequilibrante all'aloe vera. Questo è uno dei primi sieri che io ho utilizzato. Mi è piaciuto molto, non altrettanto la crema della stessa linea. Ho avuto opinioni contrastanti in realtà perché li ho usati insieme. Quindi all'inizio non riuscivo a capire se era la crema o se era il siero che mi disturbava, diciamo così. In realtà il siero mi è piaciuto. E tra l'altro non è facile trovarli nella versione equilibrante, quindi magari un po' più per le pelli miste, diciamo così, che costino così poco. Questo l'ho pagato in offerta 5,95 euro per i classici 30 ml, quindi comunque un ottimo prezzo considerando che è un siero biologico. Sempre in offerta ho voluto riprendere il contorno occhi, borse e occhiaie di Delidea, questo qua al melograno, vitis e melograno, quello che è leggermente colorato. E questo pagato 5,50 euro per i soliti 15 ml, no 10 ml, bastardi, non lo sapevo, non mi ero accorta, lo vedo ora, vabbè. E per finire, profumi, anche questi in realtà
non tutti sono un riacquisto, nel senso che li ho già utilizzati, due, gli altri due invece sono nuovi. E stiamo parlando appunto dei tesori d'Oriente. Ho preso olio d'argan e fiori d'arancio, quindi uguale al bagnoschiuma. Fiori di loto e cos'è? Fior di loto, questo qui, quindi sempre uguale al bagnoschiuma, e questi due, ripeto, sono tra i miei due preferiti. E poi ho voluto prendere anche questo profumo aromatico. Vabbè, scusate ragazzi il cambio di inquadratura, ma continuo questo video col cellulare perché mi è scaricata la videocamera, ma non ho tempo di mettermi a scaricarla e rifare tutto perché devo andare al lavoro. Però mancavano veramente due prodotti, quindi mi giravano le scatole a terminarlo così e quindi vi faccio la fine del video dal cellulare, perdonatemi. Dicevo, ho voluto acquistare anche questo qui, al tè verde, che mi piace molto, secondo me ha anche una profumazione abbastanza, come dire, unisex. Quindi che probabilmente sì, cioè può adattare anche, diciamo, come profumo maschile, quindi lo metterò in bagno in modo che lo possa utilizzare anche Nicola, anche se al momento ha detto che non lo fa impazzire, però ci può stare. E poi alla fine ho preso Fiore del Dragone, quindi questo qua rosso, perché ho sentito essere il dupe dell'Hypnotique Poison di Dior. Quindi mi è piaciuto anche questo qui e allora ho voluto provarlo. Calcolate che questi avevano il prezzo di 2,99 euro, quindi un ottimo prezzo considerando che il giorno prima all'Iper li avevo visti a 7 euro, quindi sono rimasta scioccata, ho detto ma sono matti, io al massimo li ho pagati 3 euro qualcosa, a 7 euro veramente, non ci potevo credere, ho detto ma sono matti, quando li ho visti a 2,99 quindi ho detto sì, prendiamo subito e quindi appunto ho preso questi quattro. Ne ho già utilizzati altri, io di questa linea, quello all'orchidea, quello al muschio bianco, quello alla mirra, questi qua li ho già comprati e ricomprati più volte. Sicuramente vi farò un video dove vi parlerò di questi profumi relativamente alla loro profumazione come dupe di prodotti, di profumi famosi e costosi. Per il momento il video finisce qui perché io devo scappare, devo andare al lavoro, quindi troverò un altro momento anche per girarvi l'altro di Lidl, come sempre mi dilungo fin troppo. E vabbè, insomma, niente, spero di avervi tenuto compagnia e al prossimo video, un bacione, ciao ciao!